grazie dottor Fubini, saluto anche il dottor tutti gli ospiti e mi scuso per questo collegamento da remoto, ma per un precedente impegno non posso purtroppo essere qui con voi, lì da voi. Abbiamo vissuto 18 mesi tra i più difficili della storia repubblicana, è una pandemia che rimarrà impressa per sempre nella nostra memoria e in quella delle generazioni che verranno. Abbiamo reagito e dobbiamo continuare a reagire. Io sono stato Presidente del Consiglio per i primi 12 mesi di questa terribile pandemia. Anche nei momenti più bui e difficili ci è parso necessario compiere uno sforzo di interpretazione della pandemia, cioè evitare di rimanere sopraffatti, cercare di mutare in opportunità questa terribile avversità. E cerco adesso di dare anche un contributo, adesso che in questa nuova fase sono alla guida del Movimento 5 Stelle, aggiungo con orgoglio e con entusiasmo. Interpretazione del Covid innanzitutto nell'economia europea. Deve essere interpretato come un'occasione di rigenerazione, fattore di accelerazione dei processi di cambiamento e di superamento di alcuni consolidati paradigmi economici che però già prima della pandemia si sono rivelati logori non all'altezza di sfide sempre più complesse. Non dobbiamo replicare più gli errori del passato, quindi patto di stabilità e crescita, fiscal compact, rigide regole sugli aiuti di Stato, eccessiva attenzione da parte della BCE alla sola stabilità dei prezzi non sono in grado di fornire risposte adeguate. Per questa ragione anche questa buona parte di queste regole sono adesso oggetto di sospensione e ripensamento. Noi possiamo fare molto, abbiamo già avviato percorsi di cambiamento durante la mia seconda esperienza di governo col sostegno del Movimento 5 Stelle e dobbiamo continuare su questa strada. Io ricordo che ancora nel mese di marzo 2020, a pandemia ormai esplosa, la risposta dell'Unione Europea rimaneva ferma al combinato disposto, risorse MES, BEI e allora nascente SURE. Ecco, una combinazione di risorse che avrebbe prodotto, avrebbe fatto saltare intere filiere produttive fortemente integrate in Europa, direi compromettendo per anni lo stesso mercato unico europeo. Peraltro è stato questo l'argomento più convincente che io stesso ho adoperato per superare le diffidenze dei nostri partner europei più riottosi. È determinante, sicuramente se guardo indietro al passato, è stata la lettera del marzo 2020 con la quale siamo riusciti ad allineare ben 9 paesi dell'Unione Europea sulla richiesta di una reazione comune, tempestiva, adeguata, basata su uno strumento di debito comune. Questo poi è stato l'embrione del Recovery Fund che, come sappiamo, ha portato all'Italia in dote ben oltre 200 miliardi di euro. Quindi quale visione economica innanzitutto in Europa? Io ricordo che poche settimane fa l'Europa ha raccolto ingenti capitali effettuando per la prima volta una vera emissione di titoli di debito comune. Se ne parlava, ricordate, alla metà degli anni 90 di Eurobond con la proposta di Jacques Delors. Adesso però dobbiamo premere perché questo strumento diventi strutturale e rafforzi stabilmente la resilienza dell'Europa anche a fronte di traumi futuri. Così come riteniamo che nel mondo post-pandemia debba essere modificato radicalmente il patto di stabilità e crescita, che poi ci pensate un attimo, proprio nel momento di massimo bisogno, in cui avevamo bisogno di maggiore stabilità e crescita, questo patto, il patto di stabilità e crescita è stato sospeso. Questo la dice lunga sulla sua utilità. Quel patto va assolutamente ridiscusso, ragionando sull'introduzione di una golden rule anche nella forma della green rule per scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti in ambiente, economia sostenibile, coesione e inclusione. Ancora dobbiamo superare il fiscal compact perché basato su parametri come penso al deficit strutturale, al PIL potenziale, che gli stessi economisti più accreditati definiscono volatili, non osservabili. E anche la BCE deve dar seguito a stimoli monetari espansivi. La verità, e l'ha detto l'altro, il premio Nobel Joseph Stiglitz, è che nel rapporto debito-PIL bisogna agire sul denominatore, il PIL, facendolo crescere, e non sul numeratore, il debito, facendolo diminuire. Adesso poi è anche il momento di concentrarsi per individuare le risorse proprie a partire da una giusta forma di prelievo sui colossi del web e sui comportamenti inquinanti, quindi web tax, carbon tax. Ma veniamo alla visione, a proposte economiche e sociali in Italia. Noi dobbiamo assolutamente cavalcare questa occasione di rigenerazione. Vogliamo una riforma fiscale che alleggerisca il carico soprattutto sul ceto medio. Dopo l'abbassamento del cuneo fiscale, lo ricordo, è il mio ultimo governo realizzato per 16 milioni di lavoratori dipendenti.
Vogliamo il superamento dell'IRAP, ma non solo per la consistenza economica dell'imposizione, quanto per consentire alle imprese di evitare la doppia contabilità, la doppia dichiarazione. Vogliamo generare e immettere nuova liquidità per le imprese estendendo il principio della cedibilità dei crediti fiscali. Questo principio l'abbiamo sperimentato con successo al super bonus 110% per l'edilizia. Può essere esteso ai crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese in innovazione, sviluppo e formazione. Un super bonus imprese, peraltro richiesto anche da numerose associazioni. Ricordo che il super bonus 110%, ricordo un solo dato: da quando è andato a regime, a inizio anno, i lavori di ristrutturazione edilizia messi a detrazione hanno raggiunto i 6,2 miliardi di euro. Parliamo di un incremento del 3000% da inizio 2021. Una leva formidabile per l'edilizia virtuosa, risparmio energetico, per la sicurezza. Dobbiamo continuare a puntare sul cashback di Stato. Io sono rimasto, ho molto apprezzato la ricerca dell'European House Ambrosetti, no? Il rapporto 2021 sull'Italia cashless. Quella misura io l'ho fortemente voluta e si è rivelata di forte stimolo ai consumi, alla digitalizzazione dei pagamenti, al recupero dell'economia sommersa, all'incremento spontaneo del gettito fiscale. Una parola sul reddito di cittadinanza. C'è chi ne propone l'abolizione. Dobbiamo sgombrare il campo da questa inutile e sterile polemica. Il reddito cittadinanza è una misura di necessità, non solo di civiltà. Non possiamo tornare indietro. Dopodiché discutiamo pure di modifiche che valgano a realizzarne, a migliorarne ancora di più l'efficacia. Il dottor De Molli poi ha parlato anche di empowerment femminile. Ecco, dobbiamo coinvolgere le donne nel mercato. Una misura può essere, possiamo continuare su questa strada, l'abbiamo predisposta dal mio ultimo governo. Abbiamo introdotto sgravi contributivi al 100% per gli imprenditori che assumono nel 2021-22 lavoratrici disoccupate. Noi dobbiamo avere uno Stato a fianco delle donne, dei giovani in particolare, a fianco di tutti gli imprenditori che ogni giorno affrontano con entusiasmo e fatica le sfide delle proprie aziende. Uno Stato presente, ma non invadente. Anche per questo abbiamo potenziato il Golden Power in alcuni settori strategici, ampliando le garanzie sui finanziamenti delle imprese, introducendo il patrimonio rilancio gestito da cassa, depositi e prestiti. Vengo alla conclusione. Capitolo importantissimo, giustizia. Abbiamo realizzato una riforma della giustizia penale con il contributo di tutti e, come sapete, anche del Movimento 5 Stelle in particolare, ma noi ci siamo anche per realizzare la giustizia civile. La giustizia civile è fondamentale. I benefici sono tantissimi. Migliora il credito bancario a famiglie e imprese, incrementa la concorrenza, consente nuove imprese di entrare nei mercati e di poter competere, incentiva le imprese a effettuare maggiori investimenti, attira gli investimenti esteri. Sempre una ricerca del Forum Ambrosetti certifica una spinta del PIL da una riforma della giustizia civile tra l'1,3 e il 2,5%. Con un incremento sino a 170 miliardi degli investimenti esteri. Dobbiamo realizzarla subito e aggiungo anche la giustizia tributaria, perché dobbiamo accelerare la definizione degli accertamenti tributari, offrire tempestive certezze ai contribuenti. Sono pienamente d'accordo, sapete che il Movimento 5 Stelle sta lavorando anche per la riforma della giustizia, non vogliamo revolving doors tra magistratura e politica. Procediamo con coraggio. Il magistrato che ha assunto incarichi politici non può tornare a esercitare funzioni giudiziarie e dobbiamo riformare il CSM. Noi abbiamo delle proposte che sicuramente contribuiscono a sottrarre i candidati all'influenza delle correnti e delle degenerazioni delle correnti sui loro percorsi. Concludo le riforme istituzionali. Veramente 30 secondi per dire che a maggior ragione dopo la crisi pandemica serve un ingrediente fondamentale per la visione sistemica del nostro paese. Stabilità istituzionale a tutti i costi. Quindi interveniamo sulla modifica del titolo quinto della Costituzione per superare la conflittualità Stato-Regioni, per definire meglio le competenze Stato-Regioni anche in relazione alla necessità di meccanismi e istituti per coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di governo e poi migliorare il funzionamento del nostro sistema di governo. Quattro proposte molto semplici.
Guardate, veniamo da un'esperienza recente, concreta. Ancora una volta si è visto come i governi durano pochissimo, la stabilità, l'efficienza del governo può essere minata anche da un gruppo politico formato nel corso della legislatura accreditato di percentuali di consenso pari al 2, 3, 4%. Questa situazione produce uno svantaggio competitivo. I nostri Presidenti del Consiglio in Europa si misurano, ad esempio, con leader espressioni di sistemi presidenziali molto forti, con leader che durano 10-15 anni. Quali sono queste quattro proposte? Uno, introduciamo subito sfiducia costruttiva, in modo che stabilizziamo i nostri governi come avviene in Germania. Due, introduciamo il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di revocare i ministri che non si dimostrano all'altezza del loro compito. Tre, introduciamo un canale privilegiato che assicuri il rapido esame da parte del Parlamento dei disegni di legge definiti prioritari dal Parlamento. Evitiamo il ricorso abusivo alla decretazione d'urgenza. Quattro, applichiamo un regolamento, ad esempio uno molto buono è quello europeo, del Parlamento europeo, che rende poco conveniente le trasmigrazioni dei parlamentari da un gruppo all'altro. Trasmigrazioni, peraltro, che contribuiscono al degrado dell'etica pubblica. Abbiamo attraversato uno dei momenti più difficili della nostra storia. Avvertiamo il peso di tutta la sofferenza patita, ma dobbiamo anche sfruttare questa crepa, direi, della nostra storia per offrire un futuro migliore a tutti. Dobbiamo metterci in condizione di sprigionare il nostro enorme potenziale. Grazie.